28 maggio 2016, piove, governo ladro. Siamo a una frazione di Rimella in Valsesia e insomma praticamente piove. Volevamo fare un giro su queste montagne, ma ci limiteremo a fare un giro dei borghi, tanto per così. E che dobbiamo fare? Sparano qua, caccia al tiro al piattello, che ne so, boh. Dai, a dopo, andiamo, iniziamo. Ho salito un pezzo di sentiero, ragazzi, vedete sta chiesetta qua, messa sotto sto dirupo, mamma mia. Bel sentiero tra dei faggi monumentali. Monumentali. Bel salto di qua, eh? E allora, ma che roba? Mamma mia, che bel posto! Qui c'è la teleferica, la corrente elettrica. Cavolo, veramente carino, bel da boh. E lì è Santeca, il bassi dal campo là. C'è Spruseu da lì. Perché la fiume è la bocchetta. Vabbè, no, va, che è una giornata. Queste baite dentro è un'occasione buona. Guarda, qui andava proprio... Spettacolo di roba. Il muro. Qui era tutto terrapieno. Sì, sì, sì. Bellissimo. Qui era tutto terrapieno. Mi hanno detto scarpe anfibie, io sei per me, podrusa, fontanetta. Poi la pianta lì, poi la pianta lì perché è andata con un pannolino, qua qui ho tagliato. Dammi uno straccio, se no ti bagniamo il pavimento. Ma va! Non permesso. Permesso. Al massimo la Sandretti quando viene su reclama si dispoche. E tu Muer dove sta? A cuore la mamma. Quanti anni? 101. Oh, mamma mia! Oh, mio! Vedi che bella. Allora, fate finta di sedervi. Siamo a questo posto straordinario. Andiamo giù per il sentiero, la frazione San Gottardo. Non ti preoccupare, che noi intanto abbiamo... Non c'è problema. Bello. Mi piace questo posto, da tornare in un'altra giornata più soleggiata e ne vale la pena. Siamo arrivati a San Gottardo. Frazioncina. Mamma mia, che peso c'è lì sopra. È calcolato che non so quanti quintali per metro quadro. Una roba esagerata. Sì. Ah, è sicuro. Tetto nuovo. Questo io non lo volevo fare, mi hanno obbligato a farlo perché c'era il balcone, questo lobialino qua, perché era il posto dove mettevano a seccare il fieno. Ho capito.
per cui sono è obbligatorio, sì. Uno, due, tre interi, la mia sarà la seconda. Provato quest'angolo qui. Sì, 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 fanno una gara di tiro al piattello e qui sotto non c'è pericolo di niente, bel salto, una meraviglia, no? Che bel spuntone qua. Bello, carino, abbiamo visto anche questo. Un bel salto, è da parapendio così, eh. Sì. E mezzo di, si sente. Lì adesso siamo alla ricerca della Madonna del Rumore, che è una chiesa particolare, chiamata così perché è l'incontro tra due torrenti ed è molto rumoroso. Allora Lanciamaglia hanno fatto un santuario, la Madonna del Rumore. Oh, la Porta Duerta, vai si vede. Una persona molto paziente. Dai, alla ricerca della Madonna. San Giorgio. Bella fresca? All'Evo si andava fino alla decima parte. Ah beh, è là, c'è là, c'è un tubo. È là. Via. L'assaggiai a Begalè. Andiamo a vedere, c'è un negozietto. Ah, con le api, ma che roba. No? Allora, ci hanno dato l'indicazione della chiesetta della Madonna del Rumore, poi andiamo a vederla, eh. Ma che spettacolo! Ma che bello! Forse le giù da lì, Laura, non lo so. Sotto l'albergo del. Quel lì può essere l'albergo. Museo. Chi è la stracla va giù adesso? Municipio? Proprio, guarda che si snodda qui sotto il fiume. Municipio lei da chi allora? Da giù da chi cade? Sali Tabacchi, albergo Fontana. Ristorante bar. Ai Sarapinè. Suonare il campanello. La so stavano a nome a piappo dopo al caffè, dai. E bisognava fare, anche se renderà un po' poco l'idea, ma questa valle qui di Rimella è la fine del mondo. Lo spettacolo. E queste case abbarbicate lì. Tutto molto ripido da sta parte. Ciao Dem. Andiamo a cercare la Madonna del Rumore. Ecco qua, la famoso santuario della Madonna del Rumore. Si dice così perché c'era l'incontro tra queste due valli, questa e questa qua, e questa, dove i due torrenti si miscolano e fanno parecchio rumore. E allora per questo motivo che è stata chiamata Madonna del Rumore. Comunque è un canyon strepitoso, una montagna aspra, lì c'è la centrale idroelettrica, piccola centralina idroelettrica che raccoglie l'acqua e la rigira in giù. Si sente il rumore della turbina mentre sta andando. Dai, anche senza aver fatto chissà che ricamminate, stiamo vedendo delle belle cosine. Facciamo una ripresa a sto fiore che è la fine del mondo. Guarda che roba. È una pianta grassa questa. La pianta che fa per me, pianta grassa. Ah, ah, che bella pianta grassa. Fa quella là. Bella. 5 minuti le 2, tappa Fobello. Fobello, oh, che bella quella casa tutta. Municipio. Casa comunale,
bar, a prendere un caffè. Bellino, fa bello. Bellino. Bellino, bellino. Dai che spettacolo. Cervatto Sesia 1022 Surmer. Guarda, guarda là che è là, è tutta la processione con la via Crucis. C'è la via Crucis penitenziale, è un po' da restaurare, un po' da rifare, sono un po' giù di baracca. Andiamo su, quello è un vecchio castello dei Savoia che è stato ristrutturato, ci sono fatto un residence con degli appartamenti e vabbè, Cervato. Ah, poi di là parte il sentiero che va su alla frazione. Spettacolo! In fase di rientro, fra virgolette, ci lasciamo la valle qui, stiamo lasciando la valle, ancora ci sono ancora quasi 20 km per arrivare a Varallo, ci vediamo dopo. Su un ponte, vicino al ponte romano, mamma mia, guarda l'acqua, sai chi ne è? Uno spropone, ma qui è profonda, serve che la va giù. Ponte Romano, e vado a vedere di là com'è. Che razza di canyon? C'è il Grand Canyon, qualche fort? Fortissimo, spettacolare, guarda che roba, micidiale. Però bisogna fermarsi a vedere queste cose, se no... Se non ti fermi non vedo mai un cazzo. Spettacolare. Questo orrido. Noi adesso tirare fuori sindrome di bambino. Sindrome di bambino. Aspetta Laura. Che vuole giocare con sasso nell'acqua, ya. 60 anni l'anno prossimo, che cazzo, sindrome di Pampino che prende sasso e butta di sotto. Molto fenomenale, ya. Saliamo sul Ponte Romano. Adesso stiamo per collaudare il ponte con il mio modesto peso. Oh, che spettacolo! Ma c'è chi ne è d'acqua ici? Mamma mia, spettacolare. Spettacolare. Qui c'è il vecchio sentiero che da lì andava a sinistra, penso. Andava di lì. Da lì, girava su lì.
o no, o andava di qua, no, ma di là va in una parte sbagliata. Micidiale. Ma bisognava fermarsi. Piove, due gocce d'acqua, che simpatia. Santuario di Sante Eseo. 6 per Seo, 30 Seo. E... o quella che lì, sei tu per 10, lui fa. No, 6 per 10, lui fa. No, no, non sono io per 10, è lui per 10. Ormai siamo fuori dalla valle praticamente. Sante Euseo, Euseo. Adesso andiamo a vedere. Accidenti, piove. Allora, io già che piove. Chiesa è naturalmente chiusa. Vabbè, dai. Momenti smette. Aspettiamo un attimo, ha rallentato un po' la pioggia e possiamo dare un'occhiata così d'insieme. Dai, detto questo, alle prossime avventure. Bye bye. Ma che bell'orto.